allora vi chiedo solo un momento per presentarvi CineSud Photo Magazine, la piattaforma online di informazione fotografica. Perché iscriversi alla newsletter di CineSud Photo Magazine? Perché chi frequenta la fotografia a qualsiasi titolo forse ha bisogno di sapere tutto quello che in questo magazine tutti i giorni puntualmente viene scritto. Sono circa 100, tra professionisti, amatori, aziende, testimonial, che hanno aderito a CineSud Photo Magazine. Con loro puoi conoscere il loro lato umano, il rapporto con la fotografia, puoi vedere le proprie rubriche, puoi commentarle, puoi assistere alla presentazione dei libri, puoi assistere ai workshop che settimanalmente vengono tenuti sul nostro magazine. CineSud Photo Magazine forse è proprio quello che mancava. È forse proprio lo strumento che può esserti utile. Iscriviti subito alla newsletter. Ok, quindi incontriamo Fabio Barile, conduce Massimo Mastrodillo per la rubrica Prima parliamo, poi leggiamo. È l'ultimo appuntamento di questi primi 6 mesi di attività per questa rubrica. Abbiamo incontrato circa 30 autori, sono stati momenti importanti, direi indimenticabili molti di questi. Questa sera chiudiamo in bellezza con Fabio Barile per presentare il suo progetto Works for a Cosmic Feeling. In sua compagnia oltre ci sarà Nicolò Fano, che è qui con noi, che lo stiamo vedendo in questo momento online, è la sua faccia quella che vedete. Niente, io passo immediatamente la palla a Massimo, che darà inizio alla serata e come al solito stimolerà e ci farà conoscere Fabio Barile, che ringrazio moltissimo per essere qui con noi. Fabio, tra l'altro, grazie a te, è presente anche nella nostra piattaforma One to One, che sta riscuotendo, seppur con grande difficoltà, molto 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 riscontro, molto successo, e quindi speriamo di riuscire ad avere le tue prime lezioni da qui a poco, specialmente dopo questa serata, sono convinto che andranno a ruba. Grazie per esserci. Grazie a te. Grazie. Massimo, ti cedo a te la parola. Io mi preoccupo della vita. Fabio, per caso c'è anche lo studio grafico? Sì, ci sono Stefano e Edda. Stanno online? Sì, sì. Ah, eccoli. Ciao sì. Ragazzi, io non vi conosco personalmente, però siete molto bravi, sono contento che siete qui. E, avremo modo anche di coinvolgervi. Buonasera, ragazzi. Allora, diciamo la serata, oltre ad essere piacevole, è anche un po' complessa, perché in realtà il lavoro di Fabio non è proprio dei più semplici. Perché tu sei una strana figura di autore, quindi la prima domanda è questa: sei fotografo, post-produttore, studioso di scienze e filosofia, e tutte queste voci si leggono chiaramente, diciamo, in quest'ultimo progetto in particolare, che è un po' la summa, forse un po' il punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza nuovo, no? Dopo anni e anni di ricerca. Il primo punto che però vorrei approfondire con te, e che mi piace tra l'altro molto, è questa tua consapevolezza, accettazione dei limiti e il tentativo di seguirli come tracce. Parli di limiti della visione, della comprensione della realtà, ma alla fine mi sembra che questa accettazione si manifesti come libertà di esplorazione senza porsi troppe questioni sull'efficacia dei risultati. Un po' come fanno i bambini che con grande purezza cercano e pongono domande, ma senza preoccuparsi di comprendere tutto alla perfezione o di arrivare a dei punti fermi. Ti ci riconosci un po' in questo atteggiamento, in questo approccio? Posso rispondere pure sì, hai già detto tutto. Quindi finisco, passa la seconda. Sì e no. No, sì. È un po' tutto basato su questo principio di accettazione dei limiti. Stavo scrivendo... Tra l'altro, scusa se ti interrompo, per me, diciamo, io anche quando insegno dico che i limiti sono una ricchezza, non sono, come dire, una povertà o un limite, no? Quindi siccome poi noi non siamo abituati, perché nei nostri curriculum i fallimenti non si mettono, mentre mi dà atto anche Nicolò che ha studiato in Inghilterra, nei paesi anglosassoni si scrivono pure i fallimenti, no? Perché significa che comunque ci hai provato, che questa è una cosa secondo me importante. Allora, mi interessa molto questo aspetto del limite come ricchezza, non come povertà, no? Come limitazione. Scusa se ti ho interrotto, ma era per sottolineare. No, figurati, anzi, cioè, la facciamo discorsiva e più interessante secondo me diventa. No, perché hai citato una cosa che sentivo qualche giorno fa,
che Edison, per esempio, per inventare la lampadina, dopo 2000 tentativi sbagliati, qualcuno gli ha detto: ah, ma non sei ancora riuscito a capire come far funzionare questa cosa. Sì, però ho capito 2000 modi come non funziona una lampadina e magari funziona qualcos'altro. No, questa cosa dei limiti per me è stata fondamentale ed è un percorso di accettazione un po' continuo. Cioè, periodicamente poi mi rendo conto che ci sono delle cose che capisco che è inutile provare ad uscirne, è meglio starci dentro e provare a fare il più possibile dentro quel linguaggio là. Per esempio, questo discorso dell'ultimo lavoro e della varietà di tipologie di immagini. Perché io faccio, diciamo, delle cose che possono sembrare tipo pseudo-scultore che rifotografo, delle immagini di natura o paesaggio, delle immagini che prendo da internet e le rifotografo sul monitor del computer, delle Sul banco ottico, immagini tra l'altro, quindi col diceva banco questa è una ottico. follia proprio. Totalmente inutile, è una specie di rituale. Mi piace questo approcciare e rivedere tutto attraverso la stessa cosa, e ne parlavamo stamattina con Niccolò di questa cosa che praticamente la fotografia diventa un mezzo per livellare tutto. Però questo è frutto di appunto un'accettazione. Qualche anno fa stavo facendo un lavoro e mi interessava provare ad uscire dal linguaggio fotografico e fare qualcos'altro. Cosa che poi leggermente prima, per esempio, la mostra precedente che abbiamo fatto in galleria nel 2017 c'erano questi oggetti fotografici, c'erano fatti con le lastre, erano delle specie di sculturine che abbiamo messo fisicamente. Però penso che quella sia stata l'unica volta che l'ho fatto e nonostante mi piacciono, forse è stata la cosa che mi ha fatto capire che in realtà volevo che anche quelle cose dovevano rientrare solo dentro la fotografia, perché in realtà nascevano per quello. Io le realizzavo per poterle rifotografare, e questa cosa dell'accettazione dei limiti proprio fisici di un linguaggio, provare a buttarci dentro influenze, ma dentro la lingua, è una cosa che mi affascina molto. Senti, nella introduzione al tuo progetto, diciamo quest'ultimo, chiaramente, io mi faccio più riferimento a quest'ultimo perché in realtà, insomma, anche seguendo la tua spiegazione, in realtà c'è tutta una serie di step che hanno portato a quest'ultimo progetto, quindi, però, insomma, diciamo, questa è un po' la summa, no? Nell'introduzione al tuo progetto si parla di incoerenza e imperfezione considerate come forze motrici piuttosto che come problemi, e questo è un altro aspetto che trovo particolarmente interessante. Io da diversi anni seguo una filosofia, una religione orientale, che sostiene fondamentalmente che la vita si manifesta come continuo cambiamento. Si parla addirittura di 3.000 condizioni vitali in un singolo istante di vita, che corrisponde più o meno a uno schioccare di vita. Un caos apparente, alla cui base però c'è una legge universale, che è praticamente il principio di causa-effetto simultaneo, che tra l'altro stanno scoprendo che in fisica praticamente è alla base di tutti i fenomeni. Dove c'è una simultaneità che può manifestarsi subito, ma anche a distanza di tempo, a seconda delle condizioni, ma comunque rimane quasi impressa, no? Che regola tutto in maniera quasi implacabile, esatta, ordinata, no? Quindi, diciamo, a fronte di un caos c'è un ordine o comunque una legge che regola quest'ordine. Quello che mi intriga del tuo lavoro è questo tentativo di spiegare questa complessità attraverso la semplificazione, che poi era un po' anche il motto di Munari, no? Diceva che semplificare è difficile, complicare è molto facile, basta aggiungere. E mantenendo però una coerenza che vedo anche nell'evoluzione tua come autore, dove senza cercare di capire troppo al momento, tutto sembra procedere secondo un percorso che viene davvero da quello che provi interiormente come essere umano. Sei d'accordo con questa visione? In parte no, perché poi E magari. meno male. No, perché allora il discorso che fai, per esempio, su Munari, in realtà io provo a fare il contrario. Cioè, è un po' paradossale in un certo senso, perché io provo a complicare le cose facendo più cose. E il paradosso sta nel fatto che le singole immagini si comportano in questo modo molto semplificato, però attraverso queste singole immagini, che sono delle super semplificazioni,
cioè di concetti che sono super complicati, però io li riassumo in qualcosa che per me abbia un potere più visivo che di descrizione effettivamente dei fenomeni, perché è impossibile farlo con la fotografia, cioè non si può spiegare la meccanica quantistica attraverso la fotografia, quindi e praticamente, diciamo, nelle singole immagini avviene quello che secondo me è tipico appunto del pensiero dell'essere umano, che è riduzionista, che semplifica per poter comprendere e quindi toglie tutto quello che sembra superfluo per andare al nucleo, che è un po', in un certo senso, una parte della scienza funziona così, cioè uno studia una cosa molto specifica e comprende al massimo quella cosa, però poi se gli chiedi, che ne so, come funziona una cellula, non ne ha la più pallida idea. Però mi interessa questa cosa del doppio comportamento, cioè a me interessa, nel lavoro che sto facendo, interessano le proprietà emergenti della materia. Le proprietà emergenti della materia sono praticamente queste cose che nuove caratteristiche emergono dalla materia una volta che le relazioni attraverso dentro quella materia hanno raggiunto un livello di complessità. Degli esempi possono essere per esempio la vita e la coscienza. Sono emersi da un livello di complessità chimica che a un certo punto è diventato così profondo che ha generato qualcos'altro. E stessa cosa con la coscienza. Quindi mi interessa questo doppio livello. E questa cosa dell'ordine che dicevi anche mi interessa, diciamo, in parte, perché poi mi rendo conto che nel procedere c'è un ordine, però in realtà quell'ordine è forse la mia forma mentis, cioè che ovviamente essendo limitata ed avendo un certo limite definito di cose che posso capire, oppure le ossessioni che si ripetono continuamente, questa cosa fa sembrare che ci sia un ordine in quello che faccio. In realtà io provo a fare esattamente l'opposto, cioè creare una specie di caos che sia però generativo, cioè come in realtà se... non parlavo tanto dell'ordine nel tuo lavoro, ma del fatto che nella vita c'è un ordine, nel senso che anche il concetto di entropia, no? Cioè c'è ordine nel disordine, quindi in realtà i fenomeni sono complessi, però disordinati, e al tempo stesso si riconducono a qualche cosa che è meno disordinato di quanto appaia, no, intorno a noi. Quindi, diciamo, era più quello. Nel tuo lavoro c'è un ordine, ma in realtà no, è... No, però secondo me è la stessa cosa, perché, diciamo, il mio dubbio è pure sull'ordine di cui parli tu. Cioè, nel senso, secondo me, l'ordine noi lo vediamo perché lo cerchiamo. Sono le cose che non hanno significato e a cui noi diamo significato. Quindi noi cerchiamo un ordine, però quell'ordine anche... a livello scientifico è sempre parziale. Per esempio c'è l'inizio di questo libro che si chiama Che cos'è la vita di Schrödinger, dove lui praticamente parla del fatto che comunque la scienza è una rappresentazione statistica e semplificata di degli eventi e parla per esempio di una gocciolina che cade, che scivola dall'alto verso il basso su un vetro e noi, dice, la semplifichiamo facendo una linea dritta e dicendo che va dall'alto verso il basso per la gravità, però in realtà se lo andiamo ad analizzare fa tanti di quei movimenti che noi però non possiamo descrivere perché ci perderemmo il macro comportamento. Poi, diciamo, nella scienza questo macro comportamento va sempre più a raffinarsi, però almeno da quello che ho capito io è tutte le volte che si raffina sposta l'orizzonte sempre un po' più in là. Quindi capiamo che c'è l'atomo, poi capiamo che l'atomo è formato da particelle subatomiche, e adesso capiamo che non soltanto le particelle subatomiche, ma le relazioni che si creano fra queste particelle subatomiche, che descrivono più la realtà, più che le particelle. E quindi questa specie di ordine che noi vediamo in realtà si sposta sempre più in là. Ed è un lavoro di raffinazione che è l'unico mezzo che abbiamo, però forse da un certo punto di vista è quasi
non dico inutile perché non lo è assolutamente, però è, non lo so, filosoficamente andrebbe accettato il fatto, e gli scienziati però lo sanno, che approssimano, stanno sempre approssimando. Siamo noi che poi a questo ordine parziale assegniamo dei valori universali, e questo secondo me è il problema. Ed è come cerco di far comportare il lavoro che faccio, cioè cerco di manifestare nel lavoro che faccio un po' queste contraddizioni, e il fatto che l'unico punto di vista che abbiamo è il nostro, io il mio, diciamo, come persona, e l'essere umano come suo, e non potrà mai avere un altro punto di vista. Senti, io vorrei approfittare, in realtà ti devo fare altre due domande, però vorrei che facessi vedere le foto, però ancora prima che facciamo vedere le foto, siccome so che anche Nicolò, tra l'altro, non può essere presente, diciamo, fino alla fine della talk, vorrei coinvolgerlo un attimo. Perché, diciamo, la Galleria Materia noi l'abbiamo già in qualche modo coinvolta con Mario Cresci, che è un artista che tu, Nicolò e Rossana rappresentate. In quel caso, diciamo, la figura della galleria aveva un ruolo di preservare, in qualche modo valorizzare a livello nazionale e speriamo anche internazionale l'opera di un autore che comunque è già conclamato e che ha un grande talento. Nel caso di Fabio mi sembra che invece abbiate fatto un lavoro molto vicino a quello che facevano una volta i mecenati, no? Perché questo è quello che penso io, poi ovviamente tu dirai la tua. Mi ricordo che quando tu l'hai preso Fabio, io ero anche abbastanza critico, non perché Fabio mi sia antipatico con me, però insomma dicevo, faceva solo paesaggi all'epoca, tutto sommato non mi interessava moltissimo quello che faceva, al di là del fatto che i paesaggi erano molto belli, però insomma no, c'erano altre fotografie che mi interessavano. E devo dire che in realtà voi gli avete garantito un sostegno, una tranquillità, attraverso le mostre, la vendita delle opere, la promozione, il confronto interno anche, tra l'altro avete questo bellissimo, diciamo, questa situazione in cui vi confrontate non solo tra di voi ma anche con gli autori che vengono rappresentati all'interno della galleria, che l'ho fatto proprio crescere in maniera esponenziale. Oggi il suo lavoro è davvero notevole, cioè io gli ho detto molto chiaramente, sono una persona sincera, quindi diciamo, dal mio punto di vista tu sei un caso raro di gallerista, non fai solo business, perché in genere i galleristi vendono le foto e basta, non mi frega niente di tutto il resto, tu mi darai atto di questa cosa, ora non ne parlerai, invece ti interessa proprio prenderti cura dei tuoi autori, credo che sia una grande fortuna per loro prima di tutto. Mi vuoi parlare un po', ci vuoi parlare un po' della filosofia che sta alla base del tuo lavoro, di come, diciamo, tu ti occupi di arte e fotografia, perché di fatto non rappresenti, certo, solo fotografi, anzi ti stai spostando sempre un po' di più, diciamo, verso una fotografia complessa o comunque, diciamo, arte. Sì, diciamo la fotografia come mezzo, in realtà. No, ma la filosofia della galleria in realtà è quasi conservatrice, viene da un impianto, insomma una struttura di galleria che nasce con le prime gallerie storiche, che possono essere ancora, alcune sono ancora in vita, come può essere Paola Cooper, come era stata quella di Leo Castelli, dove si lavorava su un gruppo di artisti a lungo termine. Questa è un po' la strategia. In realtà questa è una strategia che con il tempo è diventata sempre più difficile da mettere in piedi per una galleria, perché ovviamente crescere degli artisti richiede una progettualità a lungo termine che richiede anche degli sforzi economici per quanto riguarda la produzione e tutto il resto. Però in realtà, infatti, credo che la politica sia quella di avere più il numero più alto possibile di, o comunque insomma un numero abbastanza alto di artisti, magari anche di grosso nome, che ti garantiscono entrate, no, per gestire poi non quello che è tutto spendi in produzione. Certo, se poi non investi in produzione hai, diciamo, tutti i vantaggi e nessun tipo di onere. Anche gli artisti o sono già cresciuti o non crescono, cioè mi sembra anche questo, no? L'aspetto che credo che sia fondamentale. No, è fondamentale anche perché in realtà sembra banale dirlo, ma poi la parte più importante è il percorso, perché Fabio ne è un po' l'esempio, proprio perché partiamo da, diciamo, una scintilla di interesse verso un qualcosa che è più del fotografico, quindi un pensiero che va un po' oltre il paesaggio classico, che era quello che io ho notato nel lavoro di Fabio sin dall'inizio, ma io credevo fortemente in quello che poi
per fortuna riesco a toccare con mano oggi, che poi nobilita quello che è il mio lavoro, che è una progressione a livello non tanto estetica, che quella c'è comunque, quella la possiamo vedere tutti, certo, ma è la parte intellettuale, vedere una crescita intellettuale, perché poi la differenza tra le gallerie di produzione e quelle non di produzione è che le gallerie di produzione si interessano alle idee. Le idee poi prendono una forma e all'interno della galleria questa idea si sviluppa e cresce. Questo è un po' il ruolo che io vedo per la galleria. Ovviamente il contesto contemporaneo rende questo tipo di progetto estremamente difficile e anche un po' riduttivo per quanto riguarda magari la curiosità anche di un gallerista, perché ovviamente per dedicarmi a un numero di artisti ho bisogno di un budget di un certo tipo, e ovviamente allargando quello che è il parco artisti vuol dire allargare un budget, quindi avere anche le disponibilità per rendere il lavoro dell'artista, diciamo, più facile possibile, perché poi noi partiamo da un'idea di mostra più ideale possibile, un'utopia di mostra, per poi in caso fare dei compromessi. Quindi diciamo il punto di arrivo è un po' il punto di partenza e poi in caso andiamo a scendere, che è un po' quello che siamo riusciti a, non riusciamo sempre a farlo, nel caso di Fabio secondo me invece siamo riusciti ad arrivare a un punto di incontro tra quella che è la curiosità intellettuale di Fabio e una restituzione vera e propria del lavoro, che non è assolutamente solo fotografica. Proprio di sì, poi Fabio ci farà vedere anche qualcosa della mostra, tra l'altro insomma comunque anche questa scelta ha avuto un costo. Io sono in galleria tra l'altro, quindi se qua dietro c'è una foto, però in realtà poi la mostra si sviluppa in ben altra maniera. Sì, diciamo che appunto in ufficio, per esempio, per parlare un po' del compromesso mercato o non mercato, all'interno della galleria, quando uno entra, ha un'installazione video, foto proiettate, cioè installazione video perché è un proiettore, però sono immagini proiettate, sono le immagini di Fabio, che ovviamente sono in antitesi con un discorso di mercato, non è un qualcosa che prendi, certo, ti porti a casa, eccetera, eccetera. E avendo uno spazio anche un po' più grande rispetto a quello di prima, possiamo fare una divisione, quasi una dicotomia tra quello che vedi in ufficio, che può essere un'opera un po' più facile a livello di mercato, e poi un ideale di com'è un lavoro vero per quanto ci riguarda, e quello nobilita il processo. Poi io credo fortemente che se quel processo funziona trova un riscontro nel mercato, in un modo o nell'altro. È una questione di pazienza, è una questione di avere una visione a lungo termine, che secondo me per un artista emergente è l'unica visione possibile, perché purtroppo nell'arte, diciamo, il tutto è subito, tante volte, diciamo, lo si raggiunge con una scorciatoia o, diciamo, bisogna essere molto fortunati. Quindi in realtà il percorso di Fabio credo sia un ottimo esempio anche per altri, per diciamo evitare quella fretta di emergere, poi emergere verso non si sa poi bene che cosa, ma in realtà mettere delle basi solide intellettuali. Infatti direi per costruire qualcosa che rimanga, perché esatto, poi le mode finiscono presto, però poi gli autori validi rimangono. Sì, perché poi le mode si creano intorno a qualcosa di autentico, nel senso è qualcosa di autentico che poi traina, e quindi il punto in realtà è che il lavoro di Fabio possa essere da apripista per magari altre cose, ma in realtà è un esempio di autenticità. Sì, sì, assolutamente. Fabio, torniamo un attimo a te. Possiamo spiegare alcune immagini, soprattutto diciamo quelle, tutte nel senso sia i paesaggi, ma in particolare. Io tra l'altro vi chiedo scusa se mi vedete che mi alzo, è perché ho delle persone in galleria, quindi vi chiedo scusa in anticipo, però scusate l'interruzione. Tranquillo. Puoi vedere delle immagini, spiegare delle immagini, ma hai individuato qualcosa che ti... No, vorrei che fossi tu a spiegare quelle che secondo te possono essere più rappresentative nello spiegare il tuo lavoro. Non le devi spiegare tutte, però ce ne sono alcune che magari sono più... Ma sono oltre 200 le immagini che sono... Sì, questo è anche uno dei motivi per cui poi hanno scelto questa formula della proiezione. Le spiegherò tutte. Che bello! Le spiegherò tutte 200. Preparate il caffè. Ma sì, ma c'è il problema, possiamo stare qui anche su tardi. Allora, da che cominciamo? Cominciamo da questa, dai. Vabbè, tanto vedi tu, anche nel PDF hai una selezione di immagini, c'è tutte e 200, no? Ha anche un PDF con tutte e 200.
Vabbè, no, quello la cosa del lo escluderei. Munari è un PDF che non sarebbe piaciuto a Munari, diciamo. Devo condividere. Sì, condividi lo schermo. Monitor. Sì. Aspetta che non so come dove siete finiti. Giù in basso al centro. Ok, condivido. In design. Lo vedete? Mm-hmm. Sì, se riesci a metterla tutto schermo. Sì. No, sei ritornato tu. Screen sharing è stato. Non so perché. Vediamo, ritentiamo. Ok, perfetto. Okay. Adesso così va bene. Sì, sì. Allora, questa è una un'immagine un po' di una serie. Ovviamente, diciamo, per quanto provo a espandere gli interessi il più possibile, diciamo, questo discorso della materia che a un certo punto raggiunge una complessità e genera qualcos'altro. Quindi praticamente questa materia è intesa come praticamente sono diversi, diciamo, rami esplorativi all'interno del lavoro, dove provo a toccare tematiche diverse. Diciamo, le immagini funzionano in modi diversi, non funzionano tutte nello stesso modo. Ci sono alcune che sono un po' più simboliche e altre che invece che sono più specifiche di dei temi precisi. Allora, queste qua sono fra, diciamo, quelle dei boschi. Dicevo, poi alcune prendono un po' forma di serie, anche se vengono mescolate insieme a tutto il resto. Quindi c'è una serie di boschi molto fitti, c'è una serie di nuvole in movimento e altre cose. Queste qua mi interessano perché in un certo senso racchiudono in una sola immagine tutto il discorso della complessità. Cioè, a me interessa un'immagine del genere perché ci sono un'infinità di elementi che interagiscono fra di loro e soprattutto questi elementi si organizzano da soli, non sono organizzati per essere complessi. Cioè, la complessità si genera in autonomia, non ha bisogno di una visione esterna. E vediamo che altro posso farvi vedere, non scorre niente. Allora, questo è un altro filone dove praticamente mi interessa rendere omaggio alla creatività animale. E quindi praticamente questo qua è un nido di un pesce palla. Non so nido in che senso, non l'ho mai capito. Penso sia più un nido nel senso che serve ad attirare la femmina del pesce palla ed è fatto dal maschio e c'è tutta una struttura che è totalmente geometrica ed è stupenda. E a me, per esempio, di queste l'ho ricostruito con la sabbia di questa immagine, per esempio, o meglio della cosa realizzata realmente dal pesce palla. Mi interessa questo discorso di capire la creazione artistica, qual è la definizione che noi diamo e soprattutto alla creatività. C'è per esempio una teoria, questa cosa affascinante, che dice che praticamente tutta la produzione artistica dell'essere umano in realtà va a scavare nell'utilizzo fondamentalmente di questa struttura. Cioè che tutto quello che noi facciamo è praticamente pensato per attirare il sesso opposto, fondamentalmente. Ovviamente per noi è magari un po' ridicolo, però dal punto di vista psicologico potrebbe pure essere vero. Basta andare a scavare sempre indietro nella storia dell'umanità, fino a prima dell'umanità, a capire tutto quello che viene fatto, a che cosa serviva, e magari lo possiamo pure capire, però è complicato. Questa, dai, quella no. Allora, queste qui invece sono praticamente l'ancora che tiene assieme il lavoro attuale e il lavoro precedente.
Quindi praticamente sono delle immagini che proseguono in maniera abbastanza lineare anche quello che era il lavoro precedente sulla geologia. Perché a me interessa praticamente vedere come cioè non saltare da un'idea ad un'altra dal punto di vista del lavoro globale, ma come praticamente le cose si accumulano nel tempo. E questa è un po' una similitudine che a me interessa, perché è come le cose si costruiscono, cioè qualsiasi cosa dal punto di vista biologico, dal punto di vista dell'architettura, cioè c'è sempre una storia e un'interpretazione o una rimanipolazione di quello che c'è prima, su cui magari si vengono a mettere degli elementi di novità. Cioè praticamente per me il lavoro deve rappresentare un po' come le cose diventano e come le cose si trasformano nel tempo. E questo discorso della trasformazione un po' è sempre stato, ha sempre fatto parte del mio lavoro, a partire da, anzi proprio dall'inizio, senza, volevo parlare del lavoro sull'erosione, però c'è anche prima il lavoro, diciamo, di tesi che ho fatto a scuola al Marangoni a Firenze, era sulla trasformazione di un pezzo di Firenze che si stava trasformando in un'ex fabbrica della Fiat e la stavano riconvertendo in un parco, cioè avevano fatto un parco, l'università, il Palazzo di Giustizia, e io per un anno praticamente ho documentato come cambiava questo territorio. E la cosa interessante è che poi praticamente questo studio della trasformazione è diventato in un certo senso sempre più astratto e affrontato dal punto di vista filosofico. E questi passaggi sono stati praticamente dall'analisi di un paesaggio, o meglio, di un territorio che stava cambiando e cambiava giornalmente, perché ovviamente ha una tempistica legata a quella dell'essere umano. Il lavoro successivo invece analizzava come il paesaggio cambia attraverso dei cicli e dei processi che noi possiamo, in quel caso noi possiamo ancora vedere in tempi gestibili da ciascuno di noi, cioè avvengono in una temporalità che è compatibile con la vita umana. Quindi noi vediamo i cicli delle mareggiate che erodono la costa e sono dei cicli che vediamo. Però, per esempio, già in quel caso a me non interessava più il paesaggio come un elemento che viene modificato dall'essere umano, ma come il paesaggio si modifica da solo e ha una sua vita. E lì ho cominciato anche a capire questo discorso dell'antropocentrismo e di come a chiunque lo facessi vedere vedeva qualcosa di legato all'essere umano che modifica il paesaggio, che è un processo che esiste, non lo nego, però non era quello che mi interessava. Il lavoro successivo invece a quello sull'erosione è stato quello sulla geologia, che di cui questa immagine è uno strascico ancora presente. E in questo caso le trasformazioni non avvenivano più in un arco temporale osservabile, a meno che non ci sono grandi eventi tipo frane, terremoti, alluvioni e cose del genere, però diciamo la normalità dei processi geologici contempla delle tempistiche che passano dai 100 anni, dai 500 anni ai milioni di anni o miliardi di anni. E quindi mi interessava questa cosa di come durante, diciamo, i miei progetti questa attenzione sempre alla trasformazione si è trasformata di per sé, è cambiata. E facendo appunto questo lavoro sulla geologia mi sono reso conto che all'interno dei lavori che facevo, essendo dei lavori sempre a lungo termine,
cambiavo anche io, e il mio modo di rappresentare fotograficamente cambiava e si modificava. E quindi ho cominciato a pensare che questo discorso poteva essere assolutamente il mezzo tramite cui raccontare le trasformazioni. E quindi ho cominciato ad inglobarlo nel lavoro. E quindi è diventato appunto questo lavoro che a me piace definire stratigrafico, in cui non c'è mai... Infatti ti volevo fare anche una domanda su questo concetto della stratificazione, però lo stai già esponendo te, quindi va benissimo, va bene, tranquillo. Sì, la cosa diciamo che è abbastanza geologico come concetto, però questa cosa che mi interessava è di come... Oddio, non mi ricordo più che stavo dicendo, Massimo, mi interrompo. E... No, che parlavi della stratificazione... Sì, dello strumento stratigrafico, praticamente inteso come qualcosa che cambia nel tempo e... appunto non salta più da un qualcosa ad un altro cambiando tematica, ma le tematiche si accumulano, e quindi praticamente tutto quello che mi interessava non l'ho mi interessava sviluppare quando ho deciso, diciamo, di smettere con la geologia pura. Ho deciso che non volevo metterlo a parte dal discorso sulla geologia, ma metterci all'interno, diciamo, del lavoro delle immagini che fossero l'esatta continuazione di quello che facevo prima, anche perché non è solo una scelta formale o concettuale. In realtà quello che faccio adesso è una pura derivazione dell'interesse per la geologia, che quando studi geologia poi a un certo punto ti rendi conto che è tutto intrecciato: geologia, chimica, biologia. Infatti esistono discipline, poi io seguo su Instagram tutti questi profili di geologia, dove l'ho visto uno stamattina che mischiava biologia, chimica e geologia, e quindi ci sono queste nuove discipline che sono bio, che non mi ricordo, insomma, bio chemico, geologia, una cosa del genere. Quindi che contempla praticamente l'interazione di diverse cose che noi, diciamo, storicamente abbiamo sempre separato. E in questo caso torno a citare quel libro di prima di Schrödinger, che è uno dei padri della meccanica quantistica, però ha scritto questo libro che si chiama Che cos'è la vita, dove nell'introduzione lui parla appunto di una necessità di parlare di cose diverse da quelle che sono la nostra conoscenza specifica come disciplina, e cominciare appunto a mischiare, perché dice, per esempio, l'università è intesa con questa accezione di universale, cioè nel senso di aprire alla conoscenza in assoluto. E queste discipline sono sempre più comuni, cioè nel senso, noi abbiamo vissuto un periodo, ed è per questo che mi interessa in questo periodo, perché secondo me è un tema abbastanza caldo, anche se astratto, quindi forse non si capisce niente, però secondo me è un tema molto caldo, questa cosa della complessità, di come cose che finora abbiamo separato in realtà interagiscono. E, tornando al discorso della geologia, appunto, a un certo punto, studiando un libro che parla della storia della Terra e di tutti i processi che sono avvenuti durante il suo corso, lui parla della vita. Per esempio, la vita 3 miliardi e mezzo di anni fa circa, questi cianobatteri praticamente hanno trasformato l'atmosfera, che era a prevalenza di anidride carbonica, respiravano anidride carbonica ed emettevano ossigeno, e questo ha permesso prima di tutto questa cosa che si chiama il grande evento ossidativo, perché in realtà quello che per noi è la cosa più vitale che esista come l'ossigeno, in realtà l'ossigeno è un elemento altamente reattivo e altamente distruttivo. E quindi praticamente ha ossidato, cioè prima quell'ossigeno, questa emissione di ossigeno che è durata
tantissima. Prima ho ossidato tutti gli elementi che si potevano ossidare, cioè praticamente che potevano legarsi all'ossigeno, e poi ho cominciato a rimanere sotto forma aerea nell'atmosfera. E questa cosa ha modificato completamente anche la storia della vita, perché la vita come la conosciamo adesso è impensabile senza l'ossigeno. E quindi qui di nuovo, cioè, la storia della Terra e la storia della vita in realtà non sono due storie separate, ma sono un'unica storia. E a me interessa questo discorso, che per quanto poi ampliamo i temi, ampliamo i discorsi, in realtà stiamo raccontando sempre la stessa cosa. Basta, mi taccio, ho parlato troppo a lungo. Ma ho risposto alla domanda alla fine? Sono andati via tutti. No. Vorrei vedere qualche altra immagine, anche quella degli esperimenti. Sì, è vero, non stavo rispondendo. No, noi siamo rimasti fermi al paesaggio. Spiegando una foto. E vabbè, spiego questa. In questo caso è, diciamo, un'immagine abbastanza semplice, in cui praticamente mi piaceva l'idea di mostrare, o meglio, più che di mostrare, di vivere in prima persona l'esperienza della mitosi. E quindi ho preso questa palla di plastilina, ho fatto una palla formata da delle palle di plastilina che ho fotografato, e ad ogni passaggio poi prendevo ogni sfera che costituiva la sfera precedente e la dividevo in due. Quindi ogni sfera veniva divisa in due, riassemblavo la sfera e la rifotografavo. E così per quattro volte. Quindi praticamente il volume presente è sempre lo stesso, solo che ci sono più palline, non c'è, diciamo, un cambio, non c'è un aumento di volume allontanando. E questa foto mi incuriosisce, nel senso, a posteriori mi ha incuriosito ancora di più, perché dopo non so quanti anni stavo riguardando il video dei Tool, che è un gruppo pseudo metal degli anni 2000, e il video di Parabola, credo, 2001, e in questo video c'è praticamente una cosa che è esattamente identica a questa, e quindi sono rimasto incuriosito di come certe cose rimangono nella formazione, che appunto ha a che fare poi con come cerco di sviluppare il lavoro. Cioè, nel senso, il discorso della stratificazione è proprio un discorso che ha a che fare con questo. Cose che abbiamo vissuto, ma quando dico abbiamo vissuto non lo intendo noi, o meglio, non solo come noi in prima persona. Cioè, parlo proprio di specie, di storie della vita, eccetera, eccetera, che abbiamo vissuto e che poi a un certo punto ricompaiono, perché stanno là, e su cui noi ci abbiamo costruito altro, che un po' potrebbe essere un discorso sull'inconscio collettivo. Quando si parla di inconscio collettivo, io lo intendo in questi termini, cioè come qualcosa, come una memoria condivisa e biologica pre-celebrale, se vogliamo dirla così. Basta su questa. Cioè, se parlo delle immagini veramente posso parlare per 12 ore. Ma scegliene qualcuna, magari quelle che fila. Sono un po' più diverse l'una dalle altre, no? Per esempio queste due e questa qui sono praticamente tre strumenti per produrre un pattern di interferenza. Che cos'è un pattern di interferenza? Allora, questo, diciamo, gioco di costruire questi strumenti serve praticamente, in tutti gli strumenti c'è un laser che viene diviso in due e che interagisce con se stesso. E ora cerco anche l'immagine
che è frutto Fabio, di però è importante secondo me che sottolinei anche il fatto che gli esperimenti tu li fai con degli oggetti che trovi in casa, addirittura coinvolgendo oggetti che hanno a che fare con la fotografia, nel senso che ricostruisci delle cose, degli esperimenti che magari sono particolarmente complessi con delle cose estremamente semplici, torniamo al discorso fatto in precedenza, insomma, perché è importante secondo me. Sì, è vero. E, beh, questa cosa viene dal fatto, non so se ne stavo parlando prima, cioè nel senso pure questa è un po' una metafora biologica, che poi in realtà è una metafora biologica che si può tranquillamente applicare anche alla cultura. E la metafora biologica è che praticamente si dice, per esempio, che l'evoluzione non è come un ingegnere che progetta dall'inizio e poi realizza quello che deve realizzare, ma come un artigiano. Cioè praticamente l'artigiano prende il materiale che ha e lo rielabora e lo rimanipola per farci altro. E questo discorso dell'usare o elementi o oggetti che ho a casa o i materiali della fotografia, per me fa parte di quel discorso iniziale che facevi tu sull'accettazione dei limiti e dei propri limiti e delle proprie caratteristiche, cioè prendere quelli che sono dei limiti oggettivi e fisici, cioè che cosa posso avere in quel momento che mi viene in mente di fare uno strumento per un pattern di interferenza. Guardo sul tavolo che è qua dietro, che è un casino e che è pure in mostra, e dico ok, questa cosa che ho usato per fare un'altra foto la riutilizzo per farci questa cosa qua. Quindi è sempre quel discorso poi che facevo prima sul cambio di stadio della materia, cioè prendi qualcosa e attraverso questo discorso, che ovviamente è metaforico, delle proprietà emergenti, cioè attraverso delle cose che non hanno quello scopo, puoi riutilizzarle per farci qualcos'altro. E quindi c'è un po'... E mi sto sempre più rendendo conto che questa cosa c'è quasi sempre, quasi in tutte le immagini, in tutte le cose che faccio. Cioè ci sono questi livelli metaforici, il livello di utilizzo del linguaggio e dei materiali che ritorna sempre un po' allo stesso punto, e il punto è fondamentalmente quello di cui parlavi tu all'inizio, cioè come le cose cambiano e si trasformano nel tempo. Certo. Adesso vorrei parlare anche un attimo del libro e della mostra, quindi coinvolgo anche lo studio grafico, che ha un nome, sì, scusatemi, un po' difficile da pronunciare. Io, Massimo, voi per favore, vi devo purtroppo salutare, però vi volevo ringraziare appunto per tutto questo. Vai Nick, grazie. Grazie mille. Ciao Nick, grazie. Ciao, grazie Nick. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì, allora il nome sì è un po' strano, ci siamo dati un pochino la zappa sui piedi, però ci piaceva tanto il concetto, dietro questo nome. Il concetto è bellissimo, però devo dire che è più facile dire andiamo dei grafici che non... È una cosa condivisa, non ti preoccupare. Comunque diciamo che la pronuncia è Tao Insured Lu Studio, quindi... Non l'avevo capito, la seconda parola non l'avevo mai capita neanche io come si pronuncia. La accettiamo così, perché in realtà non è una parola fatta per essere pronunciata, insomma, quindi la pronunciamo un po' come viene. In questo ci abbiamo una vita comune, perché la mia mail, diciamo quella Gmail, è frutto di un nickname di, non so, penso 20 anni fa, che era pensato solo per vivere sulla chat sul Mirch. Quindi lo dovevi vedere, non lo dovevi pronunciare, quindi è impronunciabile. È divertente questa cosa. Condividiamo l'impronunciabilità. Allora, volevo chiedervi un attimino, insomma, la struttura del libro, nel senso, voi siete bravissimi come grafici, fate un sacco di lavori, diciamo, importanti, interessanti. Come è stato concepito e realizzato? E poi, diciamo, la mostra, che ora è aperta da Materia,
e diciamo rispetta molto anche la struttura grafica del libro, no? Quindi sia Fabio quando parlerà della mostra, ma voi, diciamo, nello specifico per quanto riguarda il libro, che tra l'altro, diciamo, in realtà non è ancora uscito, però è stato premiato come, diciamo, è stato selezionato da Mac per diciamo, nel premio per il primo libro, e sicuramente avrà un'uscita, però insomma al momento è ancora in forma di dummy. Tra l'altro, Fabio, scusa se ti ho interrotto. No, diciamo, anche qui, diciamo, sia nella struttura del libro che nella struttura della mostra, mi sembra che il discorso della casualità, non casualità della vita, che si manifesta nelle sequenze che si sono create, per esempio nel modo del tutto naturale, non previsto, nelle proiezioni di cui mi parlava anche Dandini da Silva, mi piacerebbe che poi tu ne parlassi un po', perché poi a volte veramente in maniera del tutto casuale si creano delle cose, no, che magari uno ci perde ore e ore, invece lì vengono fuori in maniera incredibile. Comunque adesso restiamo sul libro, su come è stato strutturato, scusatemi se vi ho interrotto. Ma il libro allora nasce chiaramente da un discorso, da diversi discorsi fatti con Fabio, e il lavoro di Fabio, come dicevi tu all'inizio, è un lavoro molto complesso che è anche difficile poi tradurre in forma di libro. E c'è un discorso, diciamo, legato alla scienza, quindi alla spiegazione poi di queste immagini, che a volte è molto complessa, anzi forse anche troppo complessa da capire fino in fondo, anche in ragione il pensiero di Fabio. Quindi, appunto, essendo un lavoro così complesso, così strutturato e anche potenzialmente non finito, diciamo, c'erano alcuni concetti sui quali volevamo mettere così un po' fare un po' il punto in questo libro. Uno di questi era, per esempio, l'inserimento di alcune pagine bianche, così un po' a sottolineare questo non finito del progetto di Fabio, o potenzialmente non finito, perché poi non lo sapremo fino a che lui non dirà ok, basta, è finito, insomma, però essendo un lavoro di ricerca non lo sapremo mai, insomma. Così ci puoi incollare le figurine con le pagine bianche, in realtà è solo per Fabio. Esatto. Noi siamo esperti di figurine, Fabio, se vuoi ti possiamo dare una mano. Sì, infatti lo stavo per dire. E anche in realtà la coda, no, di queste piccole immagini inserite alla fine del libro, che erano un po' quelli che lui chiama scarti, ma che poi non sono mai degli scarti in questo lavoro, perché comunque fanno parte del suo processo di ricerca. Insomma, ci interessava questo aspetto. Poi un altro aspetto era quello di capire come descrivere queste immagini e se descriverle, perché poi alla fine quelle che sono delle didascalie o dei titoli, diciamo, delle opere, a volte descrivono il processo, ma non troppo. Quindi c'era anche questo aspetto. Abbiamo deciso di creare due macro gruppi di immagini quasi casuali, che alla fine non sono mai casuali, perché chiaramente c'è uno studio su alcune sequenze, soprattutto, esatto, sulle sequenze era abbastanza, dovevamo mantenere queste strutture per raccontare un pochino il processo che c'è stato dietro determinate foto, però volevamo in qualche modo avere più livelli di lettura del libro. Infatti il libro è diviso in tre momenti, diciamo. C'è un momento nascosto nelle bandelle del libro e nella seconda e della terza di copertina, nel quale ci sono questi titoli di didascalie che, se uno vuole, può associare alle immagini e quindi avere una descrizione scientifica delle immagini che sta guardando, altrimenti può lasciarsi in qualche modo guidare da questa sequenza del libro divisa in due grandi blocchi di immagini, senza nessun tipo di commento testuale alla fine. Fabio, tu hai il PDF del libro? Scusami? Qualcuno ha il PDF, no, forse del libro, mentre parlate magari si può far vedere qualcosa, qualche pagina, non dico tutto, ma qualcosa? Scusa, se ti ho interrotto, però secondo me è importante anche che la gente visivamente poi abbia.
Io lo dovrei recuperare. Vabbè, forse allora tu continua tranquillamente a spiegare, poi vediamo se riusciamo ad arrivarci. Diciamo poi un ultimo aspetto, diciamo più tecnico in questo caso del libro, era un po' sullo studio del formato. E ci piaceva l'idea di raccontare, visto che il corpo del lavoro di Fabio come l'ha descritto anche lui prima, no? Si può dividere in delle categorie, appunto paesaggi con una ricchezza di particolari incredibile dovuta anche alla tecnica che usa Fabio, appunto scattando con il banco ottico. E poi ci sono questi, chiamiamoli esperimenti / still life che lui riproduce nel suo studio, e poi queste, diciamo, di un'altra categoria di foto che un po' in qualche modo è l'anello mancante, no, se vogliamo, tra le due categorie. Il tutto però scattato rigorosamente con la proporzione dei 5/4, proporzione che in qualche modo abbiamo voluto richiamare nella proporzione del libro, ma non sulla proporzione della singola pagina, ma sulla doppia. Quindi diciamo le immagini quando lavorano sulla doppia lavorano a tutta pagina, mentre quando lavorano sulla singola pagina lasciano un ampio spazio di respiro alle immagini. Questo è un altro aspetto che ci interessava particolarmente. Scusa un attimo, stavo... Vediamo solo una pagina bianca in questo momento, Fabio. Perché stavo provando a condividere il video, ma non dice che mi ha bloccato la condivisione. Ma questo perché ancora non è stato pubblicato, quindi... Allora, aspetta, ci riprovo. Vediamo un po'. Adesso? Adesso parlo. Okay. Adesso lo vediamo. Perfetto. Puoi ingrandire? Vado dall'inizio, sì, e faccio tutto schermo. Okay. Eccolo. Sì. Vai, scusa. E qua già si vede la proporzione dei 5/4, che in realtà è una lucubrazione grafica, nel senso che ha un suo ruolo fondamentale nella ricerca del formato, e poi si deve basare anche su altri canoni, valori, che sono il formato della carta, quindi diciamo sono più interessi legati, diciamo, alla grafica, che però restituiscono valore e respiro alle varie immagini, che appunto nel lavoro di Fabio sono tutte... hanno lo stesso tipo di formato, lo stesso linguaggio, quindi quello che volevamo raccontare era un po' questo flusso. Diciamo che anche da parte di Fabio c'è questa esigenza di raccontare tutto, probabilmente, che potrebbe essere vista come una incapacità nella selezione, però in realtà per questo, ecco, l'immagine in Fabio probabilmente non è l'immagine di per sé come oggetto estetico, no? Ma è un elemento di magari molte altre, quindi in effetti... quest'idea dell'ossessione dell'immagine, perché in realtà il libro ha un formato molto, cioè ha un spessore molto ampio, perché ci sono moltissime immagini all'interno del libro, un po' racconta questo, cioè il risultato di un lavoro di ricerca, quindi non l'immagine da sola, ma tutto il risultato di un processo che è un racconto, che è un flusso di immagini, quindi anche le immagini che sono più piccole e che si trovano in fondo al volume in ogni caso restituiscono l'idea di quando si fa una selezione. Quando si fa una selezione c'è comunque quello che non viene selezionato, che comunque va mantenuto anche secondo un approccio un po' scientifico, no? Per cui tutto serve, come prima ha detto Fabio, che si accorge che andando avanti nel suo lavoro in realtà non elimina, ma sovrascrive, no? Sovrappone, quindi è come se fosse stato tutto necessario in questo libro. Quindi ogni immagine ha un suo ruolo, un suo peso all'interno del volume. E poi l'idea di lasciare fluire appunto le immagini senza appunto lavorare molto sull'aspetto grafico, ma inserire la grafica all'interno del libro, cioè nella metà del libro, che tra l'altro questa è una cosa che si faceva nei volumi antichi, quella di tagliare il libro a metà mettendo nel mezzo magari gli indici. Siamo arrivati a questa parte. Esatto, a questa parte qua.
che racconta appunto tutto il lavoro, che però diciamo si spiega da sole, anche quel, ogni progetto è diverso, però in questo caso il lavoro è molto, si spiega e non ha bisogno di una grande struttura sotto. È stato più interessante anche poterlo collegare invece alla mostra e creare un, diciamo, un racconto fra il libro e la mostra, quindi anche è stato interessante non solo restituire questo al visitatore, ma fare dei pensieri, fare delle, riuscire a fare appunto dei pensieri rispetto a come si relazionava nel lavoro di Fabio un oggetto editoriale e un oggetto in mostra. E lì in mostra abbiamo disegnato degli schermi, dei frame che invece lavoravano creando via via delle visioni possibili delle immagini in mostra. Quindi al contrario, lì c'era la smaterializzazione dell'immagine che diventava non oggetto e quadro, diciamo, appeso a parete, ma lì la materia diventa questo frame, questa cornice, mentre l'immagine è effimera proprio per restituire questa come dire, enormità di immagini, questa ossessione. Immagini, poi non so se vogliamo parlare della mostra, se Fabio sì, no, infatti sì, stavo aprendo mentre vorrei parlavi, vedere l'immagine cercando, della mostra, vorrei far vedere l'immagine della mostra. Stavo cercando il PDF con lascio questa visione pseudo-globale. Ah, praticamente all'interno della galleria Materia, che adesso è uno spazio molto più grande, uno entra, in particolare da questa visione, forse un po' più avanti in realtà rispetto a questa foto, hai anche la fortuna di vedere quasi tutti gli schermi, ad eccezione di quello che sta più sulla sinistra. E posso fare una domanda? Fino a quando è aperta la mostra, Massimo? Possiamo dirlo? Sì, lo sa. Sono fino Fabio. A sabato, fino al 10, e stiamo capendo se è leggermente prorogabile, ma lo stiamo ancora capendo. Ad oggi la data di chiusura è fissata per il 10. Ok, grazie. E sono in complesso, mi pare, quanti? 5 proiettori? Sì. 5 proiettori, sì. 5 proiettori, diciamo che proiettano le immagini con ritmi diversi, no? Di tempo diverso, se non sbaglio. Sì, esatto. Ma esatto. Infatti, diciamo, il rapporto tra, diciamo, il racconto lineare che si può avere all'interno di un libro sfogliandolo e quello che poi realmente si può avere in uno spazio è stato proprio questa la cosa interessante. C'è da dire che lo spazio di Materia è uno spazio particolarmente complesso e ricco di architettura al suo interno. Sì. E questa cosa è stata sia un limite che però anche una spinta a sviluppare un progetto, il progetto della mostra. E come dicevi tu, è molto interessante perché in alcuni punti della galleria si riescono, diciamo, girando su se stessi a percepire, a vedere tutti gli schermi. E questa cosa crea anche una cosa che nel libro non succede, quindi la relazione tra molte più immagini, cioè mentre nel libro magari abbiamo la relazione tra due immagini in una pagina doppia, nella galleria riusciamo ad avere la relazione tra cinque immagini contemporaneamente, ed è una relazione resa casuale anche dal, appunto, da questi tempi differenti di scorrimento. È casuale, ma a volte è imbarazzante per quanto è valida, nel senso che stiamo guardando, ci sono a volte delle sequenze che sono bellissime, probabilmente ci avremmo messo ore a pensarci, no, nel realizzarle, invece i proiettori da soli hanno fatto tutto quanto. Esatto, sì, ma infatti è un aspetto interessantissimo che ci ha anche sorpreso, cioè a noi come progettisti, al curatore, ma penso anche Fabio, e comunque vivere in fase di allestimento quell'ambiente ci ha portato a scoprire degli aspetti di relazioni nelle immagini di Fabio molto interessanti, aspetti che a volte erano magari formali, no? Anche solo formali, però comunque belli da vivere, cioè
ti trovi immerso in questa sorta di paesaggio all'interno di un paesaggio unico all'interno di questa galleria formato da queste proiezioni. Secondo me anche il fatto che un po' restituisce il tipo di lavoro di Fabio, cioè cercare di catturare tutto, però alla fine quando sei in mostra cerchi di catturare e quindi non, quante più immagini possibile, però alla fine ti rendi conto che non ci riesci, quindi è come quella possibile che ti capita in quel momento. Quindi anche il lavoro di Fabio è un po' così, no? Che cerca di raccogliere. Sì, ma infatti è bello perché tra l'altro, non, come dire, vedi la mostra una volta, ma in realtà potresti vederla altre 10 volte, no? Perché poi capiti magari vedendo delle sequenze differenti che ti erano sfuggite, scopri delle cose differenti. Il legame con il libro è determinato da queste cornici, giusto? Nel senso, diciamo, queste cornici hanno, se non erro, il formato della, diciamo, rispettano il formato del libro, giusto? Sì, diciamo che non rispettano il formato del libro, rispettano la struttura, secondo noi. Cioè, okay. queste pagine sono bianche. Sono espresso male, però, insomma, il concetto. Sì. No, ma queste pagine bianche, no? Come se fossero delle doppie pagine. Ma questo è nato anche un pochino dal confrontarsi con quello spazio complesso che ti dicevo prima, pieno di archi, di spigoli, di parti nascoste, con questa colonna centrale. Quindi confrontandoci un pochino con questo spazio abbiamo deciso di creare al suo interno un secondo spazio, una seconda pelle, no? Però definita solo da questi frame vuoti, che in qualche modo rispettano anche questo spazio, perché a noi piaceva l'ambiente di materia così com'era, quindi non volevamo troppo sovrapporci a questa complessità. Anche se poi comunque abbiamo disegnato una stanza dentro, in realtà è un parallelepipedo dentro lo spazio, un po' anche perché in effetti poi cercavamo un po' di ricostruire una simmetria, un ordine, no? Quindi sempre questo desiderio di riuscire a come chiudere, recuperare, però alla fine è come un motivo, no? Quello di riuscire a chiudere tutto, ma alla fine neanche si percepisce questa stanza. Poi ci sono anche dei motivi tecnici che sono proprio legati al restituire un'immagine coerente con il lavoro di Fabio. Sicuramente questo non sarebbe potuto accadere proiettando a parete, quindi c'è un motivo proprio di restituzione del lavoro fatto in maniera, diciamo, professionale, però fatto bene, perché ovviamente le immagini di Fabio hanno tutto un linguaggio che va restituito attraverso uno schermo che è in grado di, attraverso la proiezione, di non perdere delle, come dire, dei parti dell'immagine, quindi l'immagine doveva risultare coerente, e spesso quando si proietta non è così facile. Anche la questione di luminosità, la questione della... Infatti abbiamo sposato subito, diciamo, la proposta di Alessandro Dandini De Silva, il curatore, di lavorare in questo senso con le immagini, però chiaramente lo abbiamo un po' avvertito che sarebbe stato un processo non così lineare. Poi abbiamo dovuto anche far abituare Fabio all'idea, perché come sai lui è molto legato alla stampa delle sue immagini, quindi diciamo che... Del resto 200 stampe sarebbe stato impossibile rappresentarle, esatto, sarebbe, no? Stato, abbastanza sarebbe stato contento. Molto riduttivo rispetto alla quantità, alla stratificazione del lavoro, userei il termine stratificazione. Vabbè, ma sarebbe venuto un blocchetto tipo così che ci voleva. Sì, o lo fai minimale, cioè blocchetto, se ne metterà a guardare, o se no diventa una cosa infinita che non sai dove attaccare. Tra l'altro materia c'ha anche poche pareti libere, quindi non è... È possibile, Fabio, vedere qualche altra foto dell'allestimento? Perché mi incuriosisce molto. È stato un lavoro veramente molto complesso questo, di riuscire a rendere l'idea di Fabio. Tra l'altro, il tempo, la differenza di tempo tra un proiettore e l'altro, non so chi mi risponde, se Fabio o lo studio, da che cosa è stata diciamo determinato, almeno la quantità di differenza è stata casuale, proviamo a fare così, o c'è una ragione ben precisa? Perché c'è uno sfalsamento di tempo, no? Tra un proiettore e un altro. Sì. No, non è casuale. Praticamente il tempo di proiezione dei singoli proiettori è legato
alla dimensione delle immagini, quindi praticamente ogni immagine è proiettata ad una dimensione che è molto simile a quella, diciamo, della fotografia stampata. Quindi c'è, per esempio, quelli piccoli sono 80-100, che praticamente dovrebbe essere come il 50-60 stampato. Quindi c'è una corrispondenza fra l'idea, tra virgolette, di opera e la restituzione in proiezione. E il tempo poi è stato deciso in base a al tipo di immagine e al tipo di dimensione. Quindi praticamente i proiettori non sono degli slideshow, ma disegnano uno spazio che è come se fosse una mostra con delle stampe appese che cambia continuamente. E il tempo praticamente mima, in un certo senso, il tempo di fruizione di un determinato tipo di immagini. Quelle di paesaggio, per esempio, durano un minuto e mezzo, perché davanti ad una stampa di 150 per 2 metri ci stai un tot di tempo, perché sono più grandi, sono immagini con dei dettagli che vanno esplorate, quindi funzionano in un certo modo. Invece quelle più piccole sono più dirette, tipo questa che c'è sullo sfondo, la maggior parte sono gli oggetti che costruisco e che fotografano, che fotografo su un fondo, quindi sono molto più concentrate dal punto di vista della visione. Poi si possono studiare anche quelle, però in un certo senso il tempo mima questo tempo di fruizione delle ideali stampe. Ci sono altre immagini della mostra, le puoi far vedere? Perché in realtà sul sito mi pare che ci sono, no? Sì, sul sito di Materia penso di sì. Sì? Sì, perché ce ne sono. Aspetta. Allora, io ho tutta la cartella, quindi... Quanti videoproiettori avete usato? 5. 5 videoproiettori. Collegamenti... Ma avete usato la retroproiezione o passandoci davanti il proiettore? No, sono davanti. Ah, sono davanti, ma abbiamo utilizzato dei proiettori con delle ottiche molto molto corte. Quindi diciamo l'unico a rischio, diciamo, è quello che vediamo sulla destra, insomma. Sulla destra, sì. Quello che proietta i dittici di Fabio. Sì, sì. Quindi con non sei portato, diciamo, a passare in quel... Sì, in quel... mi rendo conto, sì, avete fatto in modo che si può evitare di passare davanti, con delle ottiche grandangolari molto spinte, in maniera tale da riuscire a riempire gli spazi stando più vicino possibile allo schermo. Anche per noi è stata una sorpresa questi proiettori, perché in realtà sono abbastanza recenti, non ce l'avevamo... Sì. È molto bello, avete parlato della difficoltà dell'illuminazione, quindi riuscire a dosare quelle che sono le cromie del bianco e nero che avete proiettato. E ma le vedete? Scusate, vedete le immagini? Io no, sto vedendo la prima immagine che hai messo. No, sì, Fabio. perché ho condiviso in design e quindi stavo sfogliando, me le stavo guardando io. No. Allora, se riuscissi a recuperare... Speriamo che si prolunghi un attimo questa mostra. Io dopo il 12 dovrei essere a Roma, credo il 14. Allora, stop share. Allora, andiamo qui e gli diciamo share screen. Ok. Ah, eccole qua. Le vedete? Ingrandite o sempre piccole? No, adesso le stiamo vedendo grandi. Ah, perfetto. Però questa è quella che abbiamo visto prima, un po' più... Sì, queste sono tutte quelle che ci sono, quindi le scorro tutte senza selezionare, perché...
Intanto, mentre vediamo le foto, volevo chiedere, diciamo, ancora un po' di cose a Stefano ed Edda, giusto? Sì, giusto. Ok, no, perché diciamo, sto cercando di uscire un po' dal loop del nome impronunciabile. io stavo guardando il vostro sito, in realtà siete molto bravi, tra l'altro vi verrò a trovare se me lo concedete. E vedo che vi occupate veramente di tante cose, diciamo, moltissime mostre, per esempio, anche libri molto differenti gli uni dagli altri, cioè se penso al lavoro di Fabio, ma anche al lavoro di Pellegrin sulle Alpi, che diciamo è molto bello graficamente, o comunque insomma, Elisabetta Catalano, magari un personaggio che potrebbe anche interessarmi meno, ma vedo che avete lavorato tantissimo anche sull'allestimento della mostra, eccetera. Come vi volete definire? Insomma, raccontate un po' come siete nati come studio. È interessata la domanda comunque, ragazzi. Esatto, non so se... Vendetevi bene. No, è che appunto, proprio già dal nome è proprio una... quasi un atteggiamento snob, nel senso che qua, già il nostro nome è difficile da ricordare proprio perché non c'era questa pretesa e soprattutto c'era un'intenzione quasi cervellotica del vedere il nostro lavoro come codice, segno, quindi non solo come la messa in bella di un lavoro, diciamo, perché poi noi lavoriamo sempre con progetti di altri spessissimo, però diciamo va bene anche mettere in bella il lavoro fatto da, diciamo, da altri. Vabbè, noi ci siamo conosciuti, diciamo, a Milano, poi abbiamo deciso di aprire, appunto, di lavorare, di iniziare a lavorare insieme. Io non credo che lavorare, appunto, su un libro e su una mostra sia così diverso, anzi... No, assolutamente, no. Cioè, sì, però non volevo fare questo tipo di diversificazione. No, però è vero che ci sono anche tante... Ci sono delle cose molto simili e ci sono delle cose molto diverse. Alla fine il progetto è sempre progetto, quindi è proprio un modo di vedere e cercare di risolvere delle richieste, trovare delle soluzioni, trovare un senso. Però diciamo, credo che la mostra e il libro siano due strumenti in realtà che hanno molto in comune, quindi non è un caso. Diciamo che tendenzialmente chi si occupa di editoria si occupa di identità più che altro. Per noi è stato un settore particolare quello dell'allestimento, però diciamo, ecco, in realtà non saprei cosa dirti perché mi sembra... Voglio dire, non volevo offendermi, ma come dire, svolgete diversi ruoli, non è che tutti i grafici si mettono ad allestire mostre, perché poi in realtà non si tratta semplicemente di fare la parte grafica della mostra, cioè per esempio nel caso di Fabio c'è una vera e propria idea di curatela quasi, no? Cioè, è vero che c'era Danilo da Silva, però insomma, voglio dire, è un lavoro d'equipe dove c'è anche la trasposizione di un'idea in termini di visibilità, e quello è il lavoro del curatore, non è solo un lavoro di grafico, insomma. Diciamo che questa è la cosa bellissima, anche brutta del nostro lavoro, che si collabora spesso con tante persone e quindi è veramente un'opportunità. Per esempio, tu dicevi prima, facciamo i curatori, dipende, perché a volte lavoriamo con alcuni curatori per cui in realtà abbiamo molto fiducia in quello appunto che ci viene richiesto, altre volte proprio questa fiducia fa sì che ci sia uno scambio maggiore. E la cosa bellissima di lavorare, la cosa bella di lavorare in team è proprio quello, il fatto che il fotografo può decidere di avere un suo punto di vista, quindi alla fine è un progetto collettivo, è come fosse un'orchestra. Noi diciamo sempre che è come stare in un'orchestra dove ci sono ogni strumento, alla fine è fondamentale. Spesso anche il ruolo di una persona, magari il guanto bianco, può avere una conoscenza sull'opera che diciamo ha un valore aggiunto rispetto a quello che può fare il grafico. Quindi ci si compenetrano un po' questi lavori, dipende dal progetto. In realtà ogni progetto è unico, quindi ogni credo sia la cosa bellissima di progettare. Non è che impari a fare un libro e poi tutti i libri sono uguali. Noi facciamo questo lavoro, credo come molti di voi, proprio per i contenuti che ci sono dietro.
perché ogni contenuto alla fine ti beh, fa crescere. Diciamo che da grafico puoi anche farlo, cioè puoi imparare a fare un libro e replicare poi il tuo schema che funziona. A noi piace interpretare quegli schemi. Poi è chiaro che non ti dico, anche noi avremo un nostro stile, non, è impossibile non averlo, no? Perché comunque viviamo la contemporaneità, vediamo delle cose, però alla fine ci piace interpretare un po' ogni lavoro. Direi che unico. E anche voi avete la vostra stratificazione, quindi funziona. Ti pareva che Fabio non tirava fuori la stratificazione? È l'inconscio. Comunque devo dire che lavorate molto. C'è sempre una questione, quello che diceva prima lei, nel senso di equilibrio tra le varie forze, no? Ci sono dei lavori in cui si crea questo perfetto equilibrio in cui tu non sai più neanche riconoscere chi è il curatore, chi è il grafico, chi è il fotografo, diventa veramente una sorta di perfetta miscela, no? Dove tutto lavora e inevitabilmente vengono fuori dei lavori interessanti, ma anche il libro diventa un oggetto libro, no? Non è solo più un catalogo o qualcosa, no, che rappresenta che serve per mostrare un lavoro, diventa qualcosa di più, no? È qualcosa che valorizza il lavoro, ma al tempo stesso di per sé è già un oggetto di valore, no? Questo è, vedo che nel vostro lavoro c'è, quindi per quello ci tenevo che in qualche modo ne parlaste un attimo, perché in qualche modo non siete, per quanto possiate avere un vostro stile che inevitabilmente vi contraddistingue, c'è anche questo aspetto che tirate fuori prima, che c'è un'interpretazione del lavoro e quindi anche la volontà di, come dire, di trasformarlo in qualche cosa di significativo, non semplicemente di formale, di bello da vedere, insomma. Non so se sono stato chiaro, però insomma. No, mi fa venire in mente in realtà un lavoro che avevamo fatto, doveva essere un titolo, poi alla fine l'abbiamo trasformato in una proiezione e siamo impazziti dietro questa proiezione per riuscire a restituire questo movimento attraverso questo video, e poi alla fine io mi chiedo ora, dopo un po' di anni che sono passati, quanto l'abbiamo fatto in realtà per il visitatore, e quando invece l'abbiamo fatto perché eravamo entrati in questo loop in cui noi dovevamo restituire quella cosa perché ce la immaginavamo così. Però diciamo, sì, però in realtà poi alla fine è sempre bello il fatto che siamo là, c'è sempre qualcos'altro prima di noi. Vabbè, una stratificazione pure quella, volendo. Okay. Ok, Fabio, io in realtà ci avrei una sola domanda che è un po' stupida, però in realtà forse anche no. Materia non c'è più, credo, no? Non c'è più Nicolò. No, c'è salutato. Tu come ti definiresti in questo momento come autore? Perché sei un po', dal mio punto di vista, sei un po' un camaleonte che comincia a lavorare adattando la propria autorialità al contesto in cui opera o in cui ha deciso di operare. Cioè, vedo che poi alla fine, anche in una spiegazione che avevi fatto durante un corso che stai facendo per noi, in qualche modo, cioè dove te inventi qualche cosa e adatti il tuo lavoro a dove ti trovi, no? Quindi per quello che dico, sei un camaleonte, in senso positivo, non in senso negativo. Oddio, non lo so, come mi vedo? Non mi vedo, questo forse è il grosso vantaggio. Okay, potrebbe essere una risposta. Mancanza di percezione di se stessi. Non lo so, forse potrei ricollegarmi a quella cosa, ad una cosa che dicevi tu prima su un libro che stai leggendo o qualcosa che ti sta affascinando di filosofia orientale, hai detto? No, in realtà è una filosofia che seguo da tanti anni. Ah, e che cos'è? È buddismo, però insomma non è tanto importante quello che seguo, ma il fatto insomma che ci siano delle relazioni molto chiare, no, tra i vari fenomeni, nonostante la complessità della vita, eccetera, eccetera. Non so, io non so se lo leggo appunto alle filosofie orientali, questa visione, però penso sempre che un po' stare al mondo è tipo un ramo in un fiume, cioè devi avere la forza di non farti strappare, però devi essere flessibile
e a farti accompagnare dalla corrente, ma stare lì. Ho un po' una visione di questo tipo rispetto a come essere nel mondo rispetto a quello che ti capita. C'è questo equilibrio fra seguire il flusso di quello che ti accade e provare un minimo però a far sì che accadano delle cose, cioè non il controllo effettivo su quello che accade, ma il controllo sul far accadere le cose. Sì, diciamo che non sono separate le due cose, nel senso Sì, farle esatto, sono accadere o avere il esattamente. controllo, comunque avere la consapevolezza che puoi trasformare qualunque cosa, insomma, questo, sono cose abbastanza, insomma, consolidate in diverse filosofie, non solo orientali. Vabbè, insomma, non ti interessa la figura del camaleonte, vabbè, fa niente, cioè io mi sembrava carina. Ah, no. Va Va dove bene. lo porta il cuore, mi pare di capire, No, infatti, dove lo il porta barile va dove io l'ingrediente. lo porto al cuore. No, la figura del camaleonte è affascinante, però non lo so. È che per svilupparsi le capacità camaleontiche servono milioni di anni. Non so se sono in realtà abbastanza camaleontico, devo dire la verità. Perché alla fine, per esempio, rispetto al discorso dell'utilizzo del mezzo fotografico come mezzo, all'interno, diciamo, di quello che faccio, lo utilizzo in questo senso, cioè nel senso invece di appunto farmi ispirare o cercare di fare un discorso sulla metafotografia, quindi uscire dal mezzo per parlare di fotografia, preferisco stare dentro la fotografia per parlare di qualcosa al di fuori. Per parlare di questo qualcosa al di fuori della fotografia, utilizzo il linguaggio della fotografia già consolidato senza l'ossessione di cercare un linguaggio nuovo. E questa cosa mi costringe a essere camaleontico all'interno di quei limiti, però. E questo è un discorso. Dall'altra parte, però, è pure vero che ho scelto ormai un po' di anni fa di non fare il fotografo come professione per potermi tenere o solo progetti che mi interessano realmente, dove sono libero di fare quello che mi piace, o altrimenti non lo faccio. E qui è. Scusa, mi aggancio un attimo perché non tutti lo sanno, ma Fabio è un eccellente post-produttore, lavora in uno studio, diciamo, tra i migliori in Italia, ma sicuramente il migliore di Roma. E io lavoro con lui, nel senso che lui mi post-produce le foto da anni e sono molto contento del fatto che lo faccia, ma in particolare per una questione, perché rispetto a molti altri post-produttori che sono spesso dei tecnici. Smanettoni, io li chiamo, no? Che conoscono perfettamente il software, eccetera. Fabio, per esempio, il software lo conosce, ma forse non lo conosce così bene come alcuni di questi smanettoni, ma essendo autore riesce a capire meglio quali sono come dire, le necessità di un autore che, tra l'altro, come me, non ha bisogno di grandi post-produzioni, ma di un controllo ben mirato che diano un po' di spessore, un po' di tridimensionalità o comunque, insomma, che gestiscano il file in maniera, come dire, rispettosa, intelligente, anche autoriale. E lui ha questa capacità che secondo me è rara, perché insomma, prima dell'era Fabio io sono passato anche attraverso ad altri, e poi vabbè, ci sarà anche una questione di feeling, di simpatia, cioè a volte è lui che mi suggerisce le modifiche da fare, quindi divento più autore lui di me, però insomma, è una bella cosa, insomma, è una delle sue tante capacità. Scusami Fabio, ma volevo fare un attimo Hai fatto bene a sottolineare anche questo aspetto. Stiamo scoprendo che Fabio non è solo quello che vediamo, ma c'è molto di più. E c'è una. Anche un grande sciatore. Sei anche. No, sto scherzando, non Con mai è andato in le sci in vita mia, Se però capire, un questo mi barlettano che va interessava. sugli sci sarebbe. C'è Enza che scrive: è evidente la cura e la passione nell'allestimento da parte dello studio grafico.
entrare in galleria attraverso le immagini appena viste e entrare nel viaggio introspettivo di evoluzione e trasformismo dell'autore Fabio e delle sue stratificazioni. Interessante progetto, complimenti. Grazie. Enzo. Sì, i complimenti erano rivolti a tutti. Beh, ci hai lasciato senza parole. Molto complesso come lavoro quello che abbiamo visto stasera. Molto complesso, ma sei complesso tu. Rispecchia un po', rispecchia molto la tua personalità, le cose che abbiamo visto. Poi hai avuto la fortuna di incontrare Eta Oin Srudu Studio, non lo dirò mai bene, ma io ci ho provato perlomeno, Massimo. Abbiamo fatto una bella scoperta questa sera. E dicevamo che era super interessato l'interessamento da parte di Massimo, perché viviamo in questo campo e abbiamo bisogno di sapere che esistono figure che non sono dei semplici esecutori, ma delle persone che studiano intorno al progetto per poi tirare fuori e dare la loro impronta. Io mi faccio i complimenti davvero a tutti, è stata veramente una serata. Se avete deciso di chiudere, Massimo, perché se vuole farci vedere... Sì, no, io volevo fare solo una cosa velocissima, che in realtà, per esempio, rispetto a... trovavo delle affinità tra il lavoro mio e di Fabio, anche se sono molto diversi, nel senso che io ho un approccio più poetico, no? Nel senso, magari sempre mi interessano temi della vita o che altro, però ho un approccio un po' più poetico. E lui inevitabilmente, nonostante abbia un approccio più scientifico, poi alla fine fa anche poesia, no? Quindi in qualche modo è un po'... Non so se sono troppo romantico, come mi mettete a piangere, però insomma c'è una sorta di... Alla fine è il discorso di partenza, no? Che nella complessità si trova sempre la semplicità o viceversa, e che comunque ci sono sempre dei legami, delle relazioni anche tra cose molto differenti tra di noi, tra esseri umani che stanno da una parte all'altra del mondo, eccetera, eccetera. Insomma, solo questa considerazione un po' filosofica. No, rispetto a quello che... di cui parlavate, l'ultima cosa che volevo dire è che una delle cose, diciamo, più belle della mostra effettivamente è stato il vedere che il frutto, cioè il risultato che ne è venuto fuori, è quasi una cosa che non è più mia, e quindi questo lasciare nella fiducia totale del lavoro degli altri, sia di Stefano Edda che di Alessandro, del curatore, di Niccolò, di Rossana, di tutti, devo dire che è forse la cosa più bella per me, perché lasci andare e sai che ti affidi e metti il tuo lavoro nelle mani di qualcun altro che... una cosa rara, tra l'altro. Esatto, una cosa rara, perché siamo tutti molto egocentrici noi fotografi, quindi è difficile che poi in qualche modo lasciamo questi... Ma lui ha detto che non è un fotografo, lui l'ha detto che non vuole essere... Alessandro mi ha costretto, cioè quel discorso che diceva Stefano o Edda, non mi ricordo, di interazione col fotografo, in realtà a me non mi hanno cagato proprio nessuno. Non è vero. Continuava, no, ma meno male, cioè, non mi hanno... un'interazione forzata, diciamo. Cagato. No, devo dire, è stato, come posso dire, la scelta di lavorare con Alessandro e con Stefano Edda è proprio quella scelta che tu fai, sai, che quello che dici, se non viene neanche considerato, è perché è un valore aggiunto. E non è un problema, appunto, di ego e di dire no, devo decidere io perché è la mia mostra. No, ma hai avuto l'intelligenza di capire che eri nelle mani giuste, nelle mani buone, ecco per quale motivo. Beh, l'hai fatto. Quindi poi, è ancora un punto a tuo favore questo. Per questa, cioè, questo aspetto credo sia, non so, magari appunto è una caratteristica, anche perché come lavoro, facendo lo stampatore e il post-produttore, sto sempre dall'altro lato. Yeah. E trovo interessante quando chi viene, che vuole che gli lavori delle immagini o gli stampi delle foto, come posso dire, si fida e si affida appunto a quello che io posso dare per arricchire, e non da semplice esecutore. E purtroppo questo rapporto fra
diciamo, professionisti nei vari settori e professionisti in altri che poi si affidano ad altri professionisti, non so quanto è comune, spero più di quello che, di cui io sono cosciente. Nel nostro campo non moltissimo. No, lo testimonio anch'io, non è assolutamente comune questo, è difficile riuscire ad affidarsi ad altri, è difficile riuscire a dare ad altri quello che è stato frutto del tuo lavoro, del tuo sacrificio, del tuo ingegno. Devi avere veramente un certo feeling. Voi siete riusciti a fare, ecco, forse la cosa più bella è questa capacità che avete avuto di interagire, di creare un capolavoro che tu dici adesso non è più mio, è di tutti, no? E questo è veramente i miei complimenti. Io spero davvero di riuscire a venirla a vedere questa mostra, ove mai riusciste a spostare la data. Mi piace molto di quando passi? Io il 12 noi abbiamo questo incontro con Oliviero Toscani, Paolo Crepè e Pino Bertelli, e poi dovrei partire il 13 ed essere a Roma il 14. Allora, non escludo che sarà ancora. Beh, a parte che non credo che se la chiudete il 10, poi il 14 avete già smantellato tutto, magari è ancora tutto live. Lui se la può vedere. Ma probabilmente fino al sabato successivo, forse riusciamo a tenere. Me lo auguro, ci terrei veramente tanto. Bene, grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Stefano Edda, io vi verrò a trovare, vi romperò le scatole. Massimo, stasera tu sei stato particolarmente romantico. Non so se questo è successo. Io? Sì, alla fine. No, ma lascia perdere, ma finché l'altro figura di essere romantico. Ma non è mai successo, ti sei lasciato andare. Il camaleonte romantico. Ma guarda, sono camaleontico pure io. Non è mai successo. È uno che non va mai verso quelle vie. Evidentemente ti avrò contagiato con queste frequentazioni così assidue. Io vedi, stasera mi sono astenuto dall'esprimermi perché mi hai disorientato tu. Vabbè, cioè, è una questione di stratificazione anche questa, c'è, cioè, la forza, sì, di mettere strati. Come vince sempre la stratificazione del romanticismo. Va bene ragazzi, buona grazie serata, grazie. Grazie a quelli che siete riusciti a stare grazie con a noi. Tutti. Grazie a tutti, ciao. Grazie Stefano, grazie Edda, grazie Fabio, Nicolò che non c'è, ciao Enza, ciao Umberto, ciao a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie di cuore. Ciao. Ciao. E allora vi chiedo solo un momento per presentarvi Cine Sud Photo Magazine, la piattaforma online di informazione fotografica. Perché iscriversi alla newsletter di Cine Sud Photo Magazine? Perché chi frequenta la fotografia a qualsiasi titolo forse ha bisogno di sapere tutto quello che in questo magazine tutti i giorni puntualmente viene scritto. Sono circa 100 tra professionisti, amatori, aziende, testimonial che hanno aderito a Cine Sud Photo Magazine. Con loro puoi conoscere il loro lato umano, il rapporto con la fotografia, puoi vedere le proprie rubriche, puoi commentarle, puoi assistere alla presentazione dei libri, puoi assistere ai workshop che settimanalmente vengono tenuti sul nostro magazine. Cine Sud Photo Magazine forse è proprio quello che mancava, è forse proprio lo strumento che può esserti utile. Iscriviti subito alla newsletter.